1989 Sanseverio viveva e subiva una delle sue giornate più tristi, una delle sue giornate più tragiche. Il treno 12472 proveniente da Bari alle 16:12 entrò ad alta velocità in questa stazione ferroviaria, proprio in questo punto, causando ben 8 vittime e tante macerie. Siamo qui oggi per ricordare quel triste giorno, quel giorno di 30 anni fa, alle 16:12 saranno proprio 30 anni esatti. Cominciamo con la deposizione di una corona al cippo che ricorda quel giorno. Associazione Bandistica Città di Sanseverio, diretta dal maestro Antonello Ciccone, dopo il silenzio con la tromba, l'inno nazionale d'Italia. Don Luigi Rubino, vicario generale della diocesi di Sanseverio, per un momento di riflessione e di preghiera insieme a tutti noi e ai familiari, soprattutto delle 8 persone che ci hanno lasciato in quel giorno del 3 aprile 1989. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, fonte di perdono e di pace, sia con tutti voi. Alleluia. Nel far visita a questo luogo, in cui questo monumento ricorda i nostri fratelli morti nel disastro ferroviario del 3 aprile 89, rinnoviamo la fede in Cristo, morto, sepolto e risorto per la nostra salvezza. Anche i corpi mortali si risveglieranno nell'ultimo giorno e coloro che si sono addormentati nel Signore saranno associati a Lui nel trionfo sulla morte. Con questa certezza eleviamo a Dio nostro Padre la preghiera di suffragio e di benedizione. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. Il Signore accolga nella sua casa i nostri fratelli defunti, deceduti in questo luogo, accetti ciò che hanno fatto di bene nella loro vita e perdoni le loro fragilità, preghiamo. I familiari, i parenti,
di amici che vivono ancora la sofferenza di questo incidente vivino nella fede e nella speranza il momento di distacco e di dolore, preghiamo. La Chiesa testimoni sempre con forza nel mondo la fede nella risurrezione, difendendo la vita che nasce e che muore, preghiamo. Perché in noi vi sia sempre la convinzione che la nostra vita è nelle mani di Dio, creatore di tutto ciò che esiste e fonte di ogni vita, preghiamo. Il Signore conceda a tutti noi che ci siamo raccolti in Lui, che è il Signore della vita, preghiamo. Ed ora diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ascolto Dio la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Per coloro che sono morti nell'incidente ferroviario, diciamo, l'eterno riposo non al loro Signore, egli adesso la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Nel segno dell'acqua benedetta, ravviva in noi, Signore, il ricordo del battesimo che ci ha fatto tuoi figli ed eredi della gloria futura. Su tutti voi scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a Don Luigi Rubino per questo momento di riflessione e di preghiera insieme. Quel giorno del 1989, subito dopo il tragico incidente, naturalmente la stazione ferroviaria venne raggiunta immediatamente dalle forze dell'ordine. Ringraziamo tutti gli autorevoli rappresentanti. Fermo un attimo. Ringraziamo tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine cittadine che naturalmente hanno voluto essere qui per questa cerimonia quest'oggi. Dicevo, quel giorno San Severo si mobilitò per prestare soccorso, per evitare il decesso e la scomparsa di altre vittime umane. E con noi il dottor Michele Santarelli, l'avvocato Michele Santarelli, che era il sindaco di San Severo in quel 3 aprile 1989, che vuole naturalmente ricordarci i primi momenti di soccorso e di aiuto qui alla stazione ferroviaria di tutta San Severo. Io ringrazio il sindaco per avermi invitato e saluto i familiari delle vittime, le forze dell'ordine e tutti voi. Come diceva Michele prima, i primi soccorsi sono arrivati in maniera spontanea e volontaria. Ricordo tanti cittadini comuni che si accalcavano a mani nude per scavare, perché sotto le macerie purtroppo c'erano ancora corpi. E i vigili urbani, sì. I vigili del fuoco, le autorità sanitarie, il suo eccellenza Monsignor Cassati, che è stato presente dal primo momento. Mi scuso perché vivo questo momento con una fortissima emozione, perché ho visto in quel momento e avevo l'onore di guidare una città che si era stretta intorno alle vittime e ai familiari delle vittime, non solo in quel momento, ma è proseguito anche nei giorni successivi. Io spero che questo possa essere ad esempio anche per i tempi che viviamo, perché c'è bisogno di tanta solidarietà
di tanto aiuto anche a chi oggi vive momenti difficili. Che sia un esempio per tutti questa solidarietà di questa città che nei momenti difficili si sa stringere intorno per rispondere in maniera unitaria. Grazie. Grazie all'avvocato Michele Santarelli, sindaco di San Severo in quegli anni, nel 1989. E, diamo la parola al sindaco della città, l'avvocato Francesco Miglio, non senza ricordare le 8 persone che oggi non sono qui con noi. Nicola Carafa di San Severo, capo gestione ferroviario, Ciro Vacciarelli di San Severo, assistente di stazione, Giovanni Danello di San Nicandro Garganico, manovratore ferroviario, Antonio Ognissanti di San Severo, dirigente movimento in servizio quale capostazione titolare, Claudio Padalino di Foggia, macchinista in servizio sul treno, Domenico Iannitti di Apricena, macchinista in servizio sul treno, Michele Capotosto di San Severo, impiegato Fiat, Luciano Accettulli di San Severo, imprenditore edile. Come si vede, una tragedia non solo di San Severo, ma di tutta la Capitanata. Prego, sindaco. Sì, io ringrazio innanzitutto i presenti che annualmente vengono a onorare queste persone in un giorno che per effetto di una delibera di giunta comunale è diventata una data istituzionale per la città di San Severo, come ne sono poche altre, perché il 3 aprile di ogni anno, di qui e per sempre, chiunque sarà il sindaco e chiunque sarà l'amministratore della città avrà l'impegno istituzionale, prima ancora che morale e umano, di recarsi qui con la fascia tricolore e con i vessilli della Municipalità di San Severo a ricordare e a commemorare quelle persone, a ricordare quelle persone che si erano recate al lavoro, altre che si erano recate per vedere gli orari dei treni per i figli universitari che in quel giorno sarebbero dovuti andare via per raggiungere la sede universitaria, e altri cittadini che per le motivazioni più disparate si erano recate quel giorno presso la nostra stazione ferroviaria. Il 3 aprile quindi è una data istituzionale per il comune di San Severo, e ogni giorno, dicevo, di qui senza limite ci sarà questo ricordo e questa commemorazione. Questo 3 aprile del 2019, non che gli altri lo siano stati di meno, però è particolarmente rilevante perché quest'oggi ricorre il 30° anniversario di quella tragedia. Io in quegli anni ero liceale, studente del liceo classico di San Severo, avevo 16 anni e nelle prime ore del pomeriggio, insieme ai miei amici e ai miei compagni di scuola, ero presso la palestra del qui vicino istituto scolastico, del liceo classico, a preparare, diciamo, le gare per i giochi della gioventù che avremmo tenuto di lì a qualche giorno. E ricordo, io mi esercitavo nel lancio del peso, nel cortile della scuola, sentimmo un rumore fortissimo. E dopo qualche minuto il bidello Raffaele della nostra scuola, allarmato, preoccupato, ci raggiunse dicendo che era successo un gravissimo incidente presso la nostra stazione ferroviaria. Il nostro insegnante, il nostro professore interruppe, diciamo, tutte le nostre esercitazioni ginniche e così come eravamo, col pantaloncino, con la tuta di ginnastica, di corsa, noi accorremmo presso la stazione ferroviaria, io credo non più tardi di un quarto d'ora, 10 minuti dopo, 20 minuti dopo che il fatto fosse avvenuto. E anch'io, come ha testé ricordato il sindaco dell'epoca, l'avvocato Santarelli, ebbi subito chiaro di quanto grande fosse il cuore della nostra città, che spesso noi stessi dileggiamo e non apprezziamo, ma in quel momento cittadini comuni, così come si trovavano, erano accorsi per dare i primi soccorsi. Ricordo
un artigiano apprezzato della nostra città, un meccanico che in tuta da lavoro e con le mani sporche per il suo lavoro si era recato qui a fare il possibile. Ricordo tanta gente, ricordo anche personaggi che non appartenevano alla San Severo Bene, che pure in quel momento erano lì. Ho nitido l'immagine di una persona che sicuramente non era, diciamo, appartenente, come diceva, alla San Severo Bene, ma che si era messo a disposizione per fare il possibile e che a mani nude, così come diceva il sindaco Santarelli, aveva dato i primi soccorsi, non accompagnando quel suo intervento da tutta una serie di esclamazioni e di bestemmie. Però in quel momento si vedeva che si sentiva chiamato a mettersi a disposizione della sua città. Dopo poco arrivarono i soccorsi, quegli ufficiali, quelli specializzati, e noi chiaramente lasciammo lo spazio a chi doveva farlo con professionalità e con mestiere, ed eravamo lì ad assistere a quello che accadeva. Io ricordo l'auto del comune, poi ricordo di Michele Santarelli che arrivò accompagnato da tutti i suoi assessori, dai rappresentanti istituzionali locali. Voglio anche ricordare, per amore della verità, anche l'impegno che nella sede parlamentare l'onorevole della città di San Severo, Severino Cannelonga, che era anche componente della commissione trasporti, nelle settimane a seguire ebbe a fare come interpellanze, interrogazioni, richiamando anche la presenza del governo. Il ministro dei trasporti dell'epoca, l'onorevole Santuzzi, Giorgio Santuzzi, fu qui perché era una tragedia di cui si era avuta eco a livello nazionale. Ricordo diciamo anche il dolore dei familiari. Io posso solo, ognuno di noi quando ha una perdita di un congiunto molto stretto vive delle ore davvero dure, davvero di grande prostrazione morale e umana. Lo si vive quando si è preparati moralmente, psicologicamente alla dipartita di un genitore, di un familiare, magari anche augurandoselo, ma perché vedere soffrire un congiunto è qualcosa di straziante. Ma quando questa notizia della dipartita arriva in maniera così improvvisa, così repentina, di una persona giovane, perché molti di quelle vittime erano persone che stavano vivendo in quel momento la fase cruciale della propria esistenza, quando cioè si vede crescere un figlio, quando si vede un figlio intraprendere gli studi universitari e quindi si è speranzosi di un futuro roseo e brillante per i propri figli. Bene, in quel momento perdere un padre, perdere un fratello, perdere un congiunto per un essere umano è un dolore che secondo me non ha eguali, non ha sofferenze superiori. E anche a distanza di così tanti anni, 30 anni, io credo che quella cicatrice non potrà mai più essere completamente rimossa. Sarà un segno indelebile che quelle persone porteranno con loro per tutta la loro esistenza. Ecco perché qualche anno fa abbiamo ritenuto di rendere istituzionale quella data, cioè di far, anche se solo simbolicamente, per carità, far capire a queste persone che a distanza di anni la città di San Severo, nella sua espressione istituzionale, l'amministrazione, ma nella sua espressione popolare, la comunità, è vicino a loro in questo momento di grande sofferenza, li affianca e sta vicino a loro a dire una preghiera, un eterno riposo, come abbiamo fatto qualche minuto fa, a queste persone che sicuramente sono oggi in un mondo migliore di questo, sicuramente avendo sacrificato la loro vita per il lavoro, per un dovere familiare, per un qualsiasi motivo, hanno incontrato la benevolenza e l'amabilità
del Dio che c'è, del Padre Eterno che c'è, sicuramente adesso stanno bene e sono qui con noi, sono lieti di vedere che nel nostro ricordo, nel ricordo della città, il loro sacrificio non è caduto nell'oblio del tempo. Anche a distanza di 30 anni siamo qui a ricordare. E ogni anno, come abbiamo fatto gli anni scorsi, diciamo che in quel momento, così come ha ricordato e rimarcato il sindaco Santarelli, abbiamo avuto evidenza chiara, inequivocabile, di una comunità, di un vincolo di solidarietà che c'era tra le persone e i cittadini di San Severo, che è un elemento importante perché una città possa progredire, perché una città possa rilanciarsi. Perché se una comunità perde lo spirito dello stare insieme, lo spirito del vivere collettivamente e non individualmente o per gruppi o singolarmente, momenti così difficili e così tragici come quelli del 3 aprile 1989, bene, una comunità non c'è più, non esiste più, esistono soltanto tante persone, tante famiglie che in comune hanno soltanto la residenza in un medesimo luogo. Quello è la morte di una città e di una comunità. In quei giorni, in quei momenti, io adolescente, che anche nel 1989, voglio dire, si sentiva parlare male di San Severo, si sentiva parlare male di questo che era descritto come un postaccio, dove si rubavano le auto e si trafficava eroina e droga. Bene, anche in quel momento io ebbi invece chiara e evidente il fatto di essere cittadino di una città che aveva dei valori molto forti. Fu un momento, da un punto di vista educativo e formativo, anche per noi ragazzi, seppur in un momento molto tragico e molto doloroso, di grande formazione e di grande educazione. Avemmo evidenza nei fatti, evidenza nei fatti, e sono, come amo dire sempre, argomenti testardi, che tutti i sussurri, tutte le denigrazioni, tutte le voci negative sulla nostra città erano sbagliate, non erano vere, non erano rispondenti a verità. E sono lieto questo giorno che oltre alle forze dell'ordine, oltre alle istituzioni dell'epoca, oltre agli amministratori in carica, quest'oggi siano convenuti su questo luogo anche delle scolaresche. Ci sono tra di noi dei ragazzi del liceo classico, degli studenti che come me nel 1989 frequentavano le scuole superiori della nostra città. E a loro in questo momento voglio rivolgere un messaggio nel dire che devono essere fieri, orgogliosi di essere cittadini di San Severo. Devono respingere in maniera determinata e con la schiena dritta tutti quei tromboni che dicono che questo è un postaccio, che questo è un posto da cui bisogna andare via. Sono degli uccelli del malaugurio. E siccome lo dicevano anche a me, quando avevo 16 anni come voi, io vi posso dire come testimone oculare del tempo che in quel momento ebbi l'orgoglio e la fierezza di essere cittadino di San Severo. Ho ringraziato il Padre Eterno di avermi collocato in questo letto. Io vorrei che quest'oggi voi, tornando nelle vostre aule scolastiche, abbiate chiaro questa idea, questo concetto e questo orgoglio, questa fierezza, e che questo orgoglio, questa fierezza non vi venga mai scippata. Qualunque possa essere la scelta che farete nel prosieguo della vostra vita,
se sarà quella di restare qui e di realizzare qui i vostri sogni, piuttosto che realizzarli invece in località lontane dalla nostra città. In qualunque momento si parlerà della provincia di Foggia, di San Severo, voi non dovete esitare un momento a dichiararvi orgogliosi di essere sanseveresi e di essere cittadini provenienti, originari di questa terra. Io penso che questo debba essere ben chiaro ed è questo il messaggio che io voglio veicolare a questi ragazzi. Alle vittime, io alcuni anche li conoscevo, perché erano genitori di ragazzi che frequentavo in quegli anni, con cui condividevo anche una buona amicizia, ed erano e sono miei coetanei, perché ci conoscevamo, ci frequentavamo. Posso dirvi che non ci sono parole che possono lenire o attutire il vostro dolore, non ce ne sono e non le posso proferire perché non ce ne sono. Però vi posso dire che in questo momento, come quel giorno, la città di San Severo, il comune, le istituzioni, i singoli cittadini che spontaneamente si recano ogni anno qua, vi sono vicini. Vi sono vicini e lo saranno per sempre, perché ogni 3 di aprile noi ci ritroveremo qui a ricordare quelle persone, quelle vittime che sono purtroppo andate via, hanno lasciato qui i loro affetti, il loro ricordo, il loro lavoro. Di quelle persone noi oggi sentiamo ancora l'appartenenza a questa nostra comunità, cittadina e provinciale. Quindi non li dimenticheremo mai e la città di San Severo non li dimenticherà mai. Di questo penso di potervi dare certezza, perché le persone qui convenute lo hanno fatto non su invito, non perché c'è stata una telefonata, ma l'hanno fatto spontaneamente, in un orario che è un orario lavorativo, quindi non semplice, eppure lo hanno fatto, e molti lo avrebbero fatto se ne avessero avuto la possibilità. Di questo io ne sono certo. Allora, noi ricordiamo quel 3 aprile del 1989 con la fierezza di essere cittadini di San Severo e vostri concittadini, perché la dignità della sofferenza di quelle famiglie fu un grande insegnamento anche per tutti noi, una sofferenza inenarrabile, indicibile, a cui però fece riscontro una dignitosità di comportamento, una sobrietà della sofferenza che fu per noi ragazzi un momento di, anche quello, di grande educazione e di grande formazione. A distanza di 30 anni io li voglio ringraziare, perché quel 3 aprile 1989 per noi è stato un momento di grande sofferenza, ma di grande attaccamento a questa nostra terra e a questa nostra comunità. Quindi un abbraccio a tutti loro, anche a quelli che oggi non sono potuti essere qui, familiari delle vittime, a cui voi sicuramente porterete, sarete latori del messaggio di solidarietà e di affetto dell'amministrazione comunale di San Severo, che in questo momento rappresento, e dell'intera comunità di San Severo. E accanto a un abbraccio e un sorriso, chiedo di dire a ognuno di loro che noi a loro vogliamo bene. Grazie Sindaco. Prima dell'esecuzione dell'inno d'Italia, che chiuderà questa sobria, breve ma intensa cerimonia, l'amministrazione comunale vuole ricordare con affetto e con immutato dolore le 8 persone che oggi non sono qui. Vi leggo la dicitura della denominazione della targa: nel 30° anniversario della tragedia della stazione ferroviaria, il sindaco e l'amministrazione comunale ricordano con immutato dolore. Antonio Ognissanti. Quindi prego i familiari, se ci sono, di Antonio Ognissanti. Luciano Acettulli.
sono familiari di Luciano Acciottulli? Faremo dopo per venire allora. Prego. Nicola Carafa. Nicola Carafa. Ringrazio anche il capo di gabinetto, la dottoressa Cristina De Sandis, il segretario particolare del sindaco Sonia Benvenga, che hanno curato questo evento. Ciro Vasciarelli. Sì, qui. Il nostro vigile era uno di quelli che scavava a mani nude e io a un certo punto ero il sindaco, ho visto che scavava in maniera, ho detto riposati un poco, ha detto no, lì c'è mio fratello, non so. Claudio Padalino. Abbiamo... Certo. C'è? Sì. Facciamo vedere se ti giri di là. Non so se anche il vice sindaco Francesco Sverlenga insieme al sindaco vuole... Domenico Iannitti. Giovanni Danello. Giovanni Danello. Michele Capotosco. C'è qualcuno della famiglia Capotosco? Sì. Tra l'altro vi voglio dire che questa sera in piazza Tondi verranno proiettate le immagini dell'epoca, quindi se qualcuno di voi può, è un momento particolarmente significativo, quindi vi chiedo di essere presenti. Ma non, tra l'altro, non è il mio filmato, non è, però, non è il filmato, c'è anche un filmato che possiamo trovare su internet, sì, su internet. Quindi, di Rino Dorsi, che è dipendente storico del comune di San Severo. Per non dimenticare, non la tragedia di San Severo, ma per non dimenticare, perché la tragedia è una tragedia, per non dimenticare, lei lo sa perché si sa, non dobbiamo dimenticare questi nostri fratelli che hanno dato la vita per noi, quindi non dobbiamo dimenticare. Grazie Rino. Grazie, un ringraziamento a tutti per essere stati qui con noi, anche al vice sindaco Sverlenga, l'assessore Jacovino, tanti amministratori, consiglieri comunali, le associazioni di volontariato, semplici cittadini. Chiudiamo con l'esecuzione dell'inno nazionale d'Italia.